Il cantiere Lombardo Cranchi, con la nuova ammiraglia 64 Hardtop, entra nel mercato dei grandi yacht. La barca monta due Manda 1400 cavalli con trasmissione in linea d'asse che la spingono a una velocità massima di 36 nodi. In crociera si naviga a 26 nodi, a un regime di 1800 giri e un consumo di circa 290 litri di gasolio all'ora. Il pozzetto è arredato da un divano, un tavolo e un mobile bar sulla destra. A poppa, da entrambi i lati, c'è una zona di lavoro per l'ormeggio, attrezzata con winch da 1200 watt con comando elettrico a piede, bitta e vasca portacime con scarico in acqua. La spiaggetta si immerge completamente in acqua per rendere agevole, varo e all'agio del tender. Ha una movimentazione verticale di circa 1 metro ed è governata da due pistoni di acciaio inox. A prua c'è uno spazioso prendisole che misura 2 metri per 2 metri e 20, con cuscini in cotone impermeabile e schienali regolabili in tre posizioni. Funzionale la possibilità di montare un telo parasole microforato per permettere il passaggio dell'aria. Pozzetto e salone sono divisi da una porta scorrevole e vetrate a scomparsa che consentono di creare un unico ambiente. Sulla sinistra c'è un divano di pelle a L con un tavolo regolabile in altezza, che si trasforma da semplice piano di appoggio in tavolo da pranzo per 8 persone. A prua la plancia di comando, attrezzata con gli strumenti della serie G di Raymarine. Nel mobile di fronte al tavolo è alloggiata la TV con schermo LCD a scomparsa da 32 pollici. I vetri laterali e la porta per accedere ai camminamenti laterali dalla stazione di comando sono a movimentazione elettrica per il massimo comfort. Scendendo le scale, sul ponte inferiore si trova la cucina, che sfrutta tutta la luminosità del parabrezza che la sovrasta ed è fornita di tutti gli elettrodomestici necessari, compreso un frigo con freezer da 212 litri. A prua troviamo la cabina VIP, arredata con un grande letto matrimoniale. Anche qui c'è una TV con schermo LCD da 22 pollici. La cabina è servita da un bagno con accesso dedicato e un box doccia separato. La cabina armatoriale a centro barca è a tutto baglio ed è arredata con un matrimoniale lungo quasi 2 metri. Per il comfort dell'armatore sono stati ricavati anche un angolo per il trucco, un divanetto, un frigobar e la televisione da 24 pollici con decoder satellitare. Anche l'armatoriale è servita da un bagno con accesso privato, con lavabo di design e box doccia separato con carabottino di teak. Il pavimento è in resina vitrea antiscivolo. La terza cabina è a letti gemelli, lunghi 184 cm, sotto i quali sono stati ricavati dei gavoni. Anche questa è servita da un bagno con doppio ingresso. I leitmotiv della zona notte sono l'impianto di aria condizionata indipendente, pavimenti in mochetti pura lana vergine e finiture in noce canaletto e alcantara. Segnaliamo la presenza di una quarta cabina per l'equipaggio con bagno e accesso indipendente da poppa.